Buonasera ragazzi, ma soprattutto ragazze, chi vi parla è il ragionier Filini. Eccoci qua. Allora, in questo video parleremo di attacchi da evitare assolutamente. Partiamo dai municipi più bassi, municipio 8. Vediamo insieme. Allora, vediamo come primo attacco Ivo contro Princess Stella. Micoglions, vediamo allora. Qua che sta selezionando non si sa cosa. Si parte alla grande proprio. Arcieri buttati così. Adesso si sposta. Mette i giganti. Non aspetta le truppe del clan. Ha messo tutto insieme. Quindi ha fatto veramente un marasma di truppe. In questo caso naturalmente consigliamo di uccidere prima le truppe del clan e poi di mettere il resto delle truppe. Allora, in questo caso il drago naturalmente, come vedete, rimane ancora vivo. Ormai è andato nel pallone, quindi sta buttando tutte le truppe che ha nello stesso punto. La prima cura messa dopo un minuto, inspiegabile. E naturalmente il drago ancora è vivo, ecco, ucciso dopo un minuto. Genio. Anzi, scusate. Genia proprio. L'attacco sta terminando. Naturalmente qui mette le cure ormai come capitano. Ci prova. Giganti buttati così. Naturalmente i giganti devono essere appoggiati dai bombaroli, se no sono quasi inutili. Naturalmente in questo caso l'utente stella è andato proprio nel pallone, più che nella stella. Attenzione. Bombone, niente, ora nelle mani del Signore proprio, ecco. 4, 3, 2, 1, alla grande, 32%, vai col tango proprio. Vediamo il secondo attacco, parliamo di un municipio di livello 9, sempre sul nostro, in questo caso parliamo di Romaland. Attacco effettuato da Cardiac Boy. Ma che è? Attenzione, vediamo le truppe. Insomma, non è che ha messo malaccio, scorriamo. Eccolo qui. Naturalmente consigliamo sempre di far uscire le truppe del castello, del clan. Cosa che qui vediamo proprio non fare. Ecco, anche lui è andato nel pallone, ha buttato tutte le mongolfiere sulla difesa, sul volano. Anche questo è un genio. Alla grande. Attenzione, vediamo cosa sta provando. Ecco, uccise tutte le mongolfiere. Adesso sta provando con maiali 3, 4 arcieri. No. In questo caso lui adesso ha fatto uscire le truppe. Morto anche quello. Ultimo maiale. Là. Ok, adesso sono uscite tutte le truppe. Ecco, questa qua è un'operazione che va fatta sin dall'inizio. Anche qui sbagliata, cercate sempre di raggruppare tutte le truppe su un singolo punto, più o meno insomma. Qua il delirio, non si capisce più nulla, vabbè. Anche lui è andato nel pallone. In questo caso, se finite le truppe per le truppe del clan, insomma, utilizzate il re e la regina a questo punto. Un consiglio che vi do per i maiali, quando li utilizzate, mettete la cura dove pensate che ci sia la bomba, ecco il bombone. Le truppe del clan, vi faccio vedere che ancora non sono morte. E niente, anche questo attacco alla grande proprio. Benissimo, è rimasto solo il re.
Morirà a breve anche lui. Là. E là. Finito, vai, alla grande pure. Ecco qua, come ultimo video vi facciamo vedere, ahimè, un nostro membro, Kratos. Quindi parliamo di un municipio 10. Eccolo qui, Kratos, il nostro membro della diatriba contro Hi-Hat Mikes. E chi è? Vai, vediamo le truppe. Si parte, eccolo qui. Hi-Hat. Allora, qui si cerca di far uscire le truppe, giustamente. Forse mi ha messo un maglione in più. Sì, direi di sì. Ah no, erano giganti. Ecco. Allora, ho fatto uscire i golem. Ho usato i spaccamuro, i bombaroli. Adesso sta cercando di pulire la zona. Ecco, adesso ho messo i pekka. Il salto. Ecco, adesso ho messo la furia. Stanno uscendo tutte le truppe. La prima gelo. Eccola qui che ha preso la torre inferno e una Tesla. Tutto sommato ci può stare. Anche se le truppe del clan vedete che stanno comunque dando fastidio. E la seconda gelo, ragazzi, avete visto, purtroppo è caduta proprio sul municipio. Naturalmente è inutile dirvi che è sbagliato. La regina è stata messa troppo tardi, è stata inserita. È rimasta malinconicamente da sola. Si farà ammazzare come una cagna. Eccolo qui, il video va avanti, ma giustamente sapete come andrà a finire. Tanto sono stati inseriti anche gli ultimi archi e gli ultimi maghi. Faranno giustamente una brutta fine. E la regina sta malinconicamente morendo, morta. Eccolo qui, 8 secondi. Bam, una bella cannonata. Ultimi maghi, un'altra bella mortaiata. Ahimè, è finito anche questo attacco. Questo era l'ultimo attacco che vi mostriamo. Mettete mi piace, condividete, commentate, insomma, fate vobis. Un saluto da Ragionier Finita, Loris Battacchi, Capuffizzo Pacchi. Alla prossima, ciao ragazzi!